Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio nel piccolo coro del matroneo della chiesa di Santa Maria delle Grazie. Oggi qui per leggervi una pagina dell'epistolario numero 1 di Padre Pio, che è l'epistolario che raccoglie un po' tutte le lettere dei direttori spirituali di Padre Agostino e di Padre Benedetto, che Padre Pio e i direttori stessi si scrivono. Oggi qui per ricordarvi che in questa giornata, il 31 gennaio del 1918, da questo luogo, qui accanto, dalla clausura della sua stanza, Padre Pio scrive a Padre Benedetto. Scrive: vi dissi una volta, e ben me ne sovvengo, che Dio mi fece osservare nell'animo vostro che sulle vostre confessioni non c'è nulla da temere. Tale è la verità, mio carissimo padre, e credete che in simili occasioni io parlo schiettamente. Non vi disturbate più per questo, e mi piace insistere molto al riguardo, ben conoscendo che siete solito a farvi sorprendere, ma servite Dio allegramente e con libertà di spirito. Un'altra cosa osservo in voi, che non è da stimarsi cosa di poco momento per noi. Quando il Signore viene a provarvi con l'aridità, voi spesse volte perdete un po' della tranquillità e a malincuore vi sottoponete alla prova. Vi mettete in mille apprensioni, mentre non ci sarebbe vero bisogno, perché anche in questo stato di prova voi possedete la vera devozione ed il vero amore di Dio. Voi, un po' che vi porreste ad interrogarvi, conoscereste benissimo che possedete anche in questo stato quella generale inclinazione e prontezza di spirito in fare ciò che pur conoscete e sapete essere grato a Dio. E non basta questa testimonianza che portate con voi stesso per convincervi che l'anima vostra è attaccatissima a Dio e che Dio non la rigetta. Potete voi dunque dubitare, senza far torto alla verità, di non possedere la vera sostanza della carità e la virtù della devozione? Non avete voi forse sufficienti ragioni per poter esclamare con Davide: ho camminato velocemente nella via dei vostri comandamenti quando voi avete dilatato il mio cuore? De Padre mio, regolarizzate questi due punti ed allora sì che potrà dirsi anche di voi adeguatamente: nella vostra pazienza voi possederete l'anima vostra.